Buongiorno, buongiorno a tutti. In questo video vi parlerò del fenomeno, del boom che hanno avuto i tartufari nel Molise e anche a Frosolone e di come è nato appunto questo nuovo mestiere, così possiamo chiamare, soprattutto tra i tanti giovani frosolonesi negli ultimi anni. Intorno al 1977-78 a Frosolone arrivarono i bolognesi. Mio nonno così li chiamava, bolognesi. Erano per lo più gente dell'Alta Italia, proveniente da Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, e arrivavano forniti di strane vanghette e molti cani. Si fermavano anche per mesi al ristorante La Colombina e dopo ripartivano. Ma chi erano? Cosa cercavano? Perché da Bologna venivano proprio nel nostro Molise, proprio a Frosolone? Nessuno si sapeva e si preoccupava di dare risposte a tali domande, anzi mio nonno mi diceva sempre che passavano nel suo campo vicino Cerasito, oppure nel suo bosco sempre a Cerasito. E si mettevano a scavare con la loro vanghetta sotto la sua grande quercia. Ma perché sotto la quercia? Perché magari scavavano anche nel terreno che avevamo poco più in là, il terreno dove c'era la lupinella? Boh. Eppure ne arrivavano tanti. Già i primi chiarori dell'alba si avviavano con i loro cani per i campi. Fucili non ne portavano, cartucciere nemmeno. Avevano solo quella strana vanghetta che suscitava tanta curiosità in tutti noi. Solo dopo qualche anno si riuscì a capire chi erano. Erano i tartufari. Sì, il tartufo, di cui tanto si parlava in quegli anni e di cui noi si ignorava appunto l'esistenza, quel tartufo che arricchiva i loro carnieri, tra virgolette, e le tasche dei bolognesi ovviamente, era giaciuto per tanti anni nei nostri campi. Siamo stati derubati per tanti anni e nemmeno ce ne siamo accorti. Per fortuna adesso di bolognesi non se ne vedono più, anche perché ci sono i tartufari nostrani che con le proprie vanghette e i propri cani, comprati forse sempre dagli stessi bolognesi, si avventurano nel territorio che comprende Frosolone, Sant'Elena Sannita, Torella del Sannio, Pesco Pennataro, Civitanova, San Pietro Avellana, fino a spingersi verso i confini con l'Abruzzo, Quadri, Atelete, eccetera. Ultimamente mi sono recato a casa di un amico, forse ritenuto uno dei più grandi, più bravi, ecco, pionieri dei tartufari frosolonesi, e anche perché è uno che ha un cane molto, molto bravo appunto a trovare tartufi, un levriero di circa 3 anni, e dice: me l'hanno valutato 4.000 euro Silvio, ma io non glielo do nemmeno per 6-7.000. Mi ha confidato una sera appunto il cui il discorso era caduto sui tartufi e sui funghi. Con me che di tartufi e funghi capisco poco e niente, ha dovuto ricominciare un po' da capo. Bene, mi ha detto: il tartufo, guarda, che è un fungo che cresce sottoterra a una profondità di 30-40 centimetri. È un fungo che se ne sta nascosto senza dar segno di sé, senza emanare alcun odore. Quando le spore sono mature, il tartufo sprigiona il suo inconfondibile e pregnante e prezioso anche aroma. Da settembre, a poco prima di Natale, da noi si trova a Frosolone, si trova il bianco pregiato. A febbraio troviamo il tartufo nero, oppure tuber melanosporum, così diceva anche usando il latino. Il bianco invece vive in simbiosi con salici, tigli, pioppi e querce. Ah, ecco le querce, la quercia di mio nonno, pensavo io. Il bianchetto invece, che matura in primavera, il tartufo e lo scorzone, anch'esso di colore nero, che matura inizio estate, si trovano invece, oltre che sotto le querce, la quercia, anche nei prati. Ah, ecco spiegata la lupinella. Il nostro tartufo sicuramente è uno tra i più pregiati, può essere accostato tranquillamente a quello di Alba o a quello di Norcia, e si riesce a vendere a un buon prezzo, dipende un po' dalla stagione, dipende un po' da come va ovviamente la stagione, quindi dalle piogge estive, dallo stato del terreno, eccetera. Mi diceva: guarda Silvio, di tartufi se ne trovano, ma siamo troppi tartufari ultimamente.
E la gelosia, quando ci sono di mezzo i soldi, gioca brutti scherzi e crea tante antipatie e inimicizie. Ecco perché non si riesce ancora a creare un'associazione di tartufari nelle nostre zone. E allora gli ho detto: scusa, ma allora va verso altri paesi. E dove? Mi ha detto: a Quadri oppure a Teleta, dove gli abitanti hanno istituito una sorta di riserva con tanto di licenza rilasciata alla regione Abruzzo, sono tutti in regola. Oppure a Pesco Pennataro o San Pietravellana, magari dove rischi che ti buchino la macchina o addirittura ti impallinano. Ma lascia stare. Preferisco restare così, mi ha detto, sperando sempre nella buona stagione. Intanto manco a farla apposta, squilla il telefono, va a rispondere, era il raccoglitore. Si parlava di, lo sentivo, sì, migliaia di euro, così, come fossero boscolini. Allora lui ha abbassato un po' seccato il telefono, evidentemente il prezzo non gli andava tanto bene. Evidentemente non era tanto d'accordo col prezzo che faceva il raccoglitore. Allora ho detto: scusa, ma tu però chiama un ragazzo, magari glielo fai vendere a Roma. Ma io, Silvio, ci ho provato. Per esempio l'anno scorso l'ho dato a un ragazzo un po' di palline di tartufo e me le ha vendute a Roma. E beh, ma sai dove l'ha portata? L'ha portata da Fortunato al Pantheon. E allora una volta che gliel'ha portato, l'ha venduto, mi ha fatto un buon prezzo, va bene. Però sto ragazzo non ci è voluto più tornare. Dice: che come mai? Come mai? E dice che praticamente qualche giorno dopo ha visto in TV quel ristorante, appunto Fortunato al Pantheon, dove andavano molti politici a mangiare. E allora ha detto: no, non ci vado più. E dice: ma scusa, perché non ci vuole andare più i politici? Dice: no. Ha detto: a parte che non era abituato a trattare sulle 100, 200, 300 euro, 300 euro sopra o sotto, e poi mi ha detto: scusa, quando il nostro tartufo se lo devono mangiare Di Maio, Salvini, Meloni, Zingaretti e compagnia cantante, preferisco che te lo venda tu a minor prezzo al tuo rivenditore. Mi sono messo a ridere, me ne sono andato però sempre con la speranza e con l'idea che forse quel ragazzo aveva ragione.